Benvenuta nel cuore dei giorni a Cecilia Dazzi. Oggi rompiamo anche, ci diamo anche un bacetto. Grazie, Cecilia, Fabio. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Allora, ti abbiamo visto in questa clip dai ragazzi del Muretto al premio che hai avuto proprio ultimamente, no? Il Nastro d'Argento per 2 cortometraggi, passando per il ruolo di una suora, passando per Nanni Moretti, insomma. Cecilia, ce lo immaginavamo da piccoli questo? No, ma insomma, immaginavamo da una parte che sarebbe stato tutto più facile. E dall'altra invece non ci immaginavamo che sarebbe stato così sorprendente. Senti, per un'attrice, no? Perché insomma nel nostro cinema c'è un po' il fatto che ogni attrice è sempre un po' se stessa, no? Se ci ragioniamo, la Bui è sempre un po' la Bui, la Mezzogiorno è sempre un po' la Mezzogiorno. Tu hai avuto la possibilità di cambiare, di sperimentarti, lo vedevamo in questa copertina, in tanti ruoli diversi. Questo è un vantaggio o c'ha anche qualche limite? È una fortuna o c'ha anche... Non lo so, ognuno ha una visione di me. È strano, quando ti incontrano per strada, quando facevo il poliziotto nella squadra mi dicevano come sei seria, no? E poi però mia nonna mi diceva no, ma tu non sei così. Cioè, ognuno ti... Immagino anche con te sia così, ognuno ha un'idea di te. Certo. Probabilmente io ho anche un'umoralità che permette di fare dei personaggi che ecco, possono essere... Come sei? Spiegacelo un po', come donna, tu come sei? Donna. Io sono stupenda, sono meravigliosa, sono dolcissima, sono generosa, sono, non lo so. Quindi cose brutte non ce ne sono, no? Sai quelli che dicono sono troppo buona? No, sono... Però sei arrostita adesso, quindi vuol dire che sono stai dicendo la verità. Sono normale, sono proprio normale, devo dire che in questo sono orgogliosa. Poi, sai... Per me la cosa importante è rimanere umani e sono d'accordo con tutti quelli che dicono che sia importante andare sull'autobus, da Monicelli al Papa. Brava. Proprio bisogna parlare con gli altri esseri umani anche per fare i personaggi meglio, perché quando un attore si barrica dietro, non so, le mura di un castello, secondo me, perde il senso della realtà. È proprio così, e trae linfa, no? Quindi, insomma, è un sano interesse per il nostro prossimo che tutti noi dovremmo avere in qualsiasi lavoro si faccia, però nel vostro mi sembra assolutamente fondamentale. Senti, la scelta di fare l'attrice, come è nata? Insomma, spontaneamente o in qualche modo è stata anche una scelta un po' obbligata, visto che il cinema a casa un po' lo avevi, no? In famiglia, con tuo papà... No, mi sono proprio imposta. Stavano cercando una ragazza di 14 anni per fare un film mio padre e serviva qualcuno che sapesse andare sott'acqua. Siccome lui mi ha messo le bombole quando avevo 9 anni, io a un certo punto sono arrivata in salotto e gli ho detto non capisco perché non me lo fai fare a me. Sai la forza, la prepotenza dei bambini? Ecco, avevo 11 anni. Stiamo scoprendo un lato di cui non ci avevi parlato, che però già da piccola... No, non ce l'ho mai più avuta quella forza lì. Però insomma gli ho detto non capisco perché non me lo fai fare a me. Lui mi ha guardato e ho detto ma che vuoi, devi andare a scuola? E allora insomma, ho contrattato e poi abbiamo fatto questa prima esperienza. Poi tu sai, non è che... cominciare un lavoro non significa per forza che tu riesca ad andare avanti. Certo, ogni film è uno step e non ci sono sicurezze, neanche quando vinci i premi. Quando ho preso il David di Donatello, Leone Pompucci mi ha detto fai come se non l'avessi vinto, non vale niente. Ed e aveva ragione. No, è vero, nel senso che non è come il surfista che arriva e c'è l'onda, almeno non è così per me, e poi dopo surfi in avanti per tutta la vita. Ogni film è tu lo raggiungi e fai quella surfata. Senti, restiamo su questa immagine un po' del surf, no? Perché la carriera poi è anche questo, come la vita, no? Di molte persone, penso anche di tanti degli amici e delle amiche che ci stanno seguendo in questo momento, no? Ci destreggiamo un po' tra le onde del destino. Tu prima parlavi di step, io voglio parlare di Ragazzi del Muretto. Abbiamo preparato anche qualche foto, che lì c'è stato, diciamo, un po' il salto, no? È una serie di grande successo, insomma, è stata questa la grande occasione per te, Cecilia, e poi mi sembra che tu qualche volta ne hai parlato un po' come del servizio militare, ma com'è questa cosa? Me la spieghi? Com'è? Beh, eravamo tutti più o meno 18, 19, 20 anni e abbiamo lavorato per 2 anni ininterrottamente, chi ha fatto la terza serie addirittura per 3 anni, che a quell'età per un attore è un lusso meraviglioso. Lavoravamo tutti i giorni ed è stata una scuola
pazzesca, era come essere una compagnia sempre insieme, e però allo stesso tempo non eravamo più adolescenti ma non eravamo grandi, quindi è stata proprio una bellissima scuola. Poi ci sono state altre tappe, qualcuna l'hai ricordata anche tu, Matrimonio, un film per cui hai vinto il David, Emma sono io, un film anche che credo tu hai molto nel cuore, però intanto, ecco, torniamo al tema del cambiamento, intanto poi succedevano anche altre cose, per esempio hai fatto la conduttrice televisiva, no, con La valigia dei sogni, ma com'è questa cosa, perché questo desiderio di cambiare, Cecilia, nasceva da un'irrequietezza tua? No, è sempre quella cosa lì che ti vedono e pensano che tu sia spiritosa o che tu sia una persona elastica o che tu possa fare una cosa diversa. Sono abbastanza, l'attore è tendenzialmente un giocoliere, magari quando ho fatto La valigia dei sogni dentro pensavo che era come se facessi la parte di una che presentava un programma, era registrato, non ah, era quindi in dici alla fine in qualche modo era anche sempre quella è stato giocosità un lì. Non sono assolutamente in grado di condurre una trasmissione da sola, cioè non è quello, è sempre un gioco, Fabio. Poi i giornalisti sono un'altra cosa. Ma insomma, anche noi abbiamo degli elementi. Guarda, alcuni elementi dei nostri lavori in qualche modo si somigliano, altri assolutamente no. A proposito di cambiamenti, abbiamo ricordato i tanti volti, abbiamo preparato un'altra foto. Una fiction di grandissimo successo che abbiamo riproposto anche noi di TV 2000 spesso, Dio vede e provvede. Qui eri Suor Luminosa, una religiosa con i pattini che ascolta il rock, dovremmo avere una palla. Qui com'è andata, Cecilia, questa? Qui è andata che avevo già lavorato con Enrico Oldoini e poi quando hanno scritto questa serie con Carlotta Ercolino hanno deciso che insomma sarei andata bene per questa parte ed è stato bellissimo perché c'erano Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Atina Cenci, è stato anche lì un set e proprio baciato dalla gioia. Hai avuto la possibilità di interpretare una suora, magari una cosa che non capita proprio tutti i giorni. Era carina perché lei era una novizia, addirittura c'era questo problema che le piaceva il boss, la musica del boss, quindi pensava di insomma che non avesse una, come si dice quando uno una vocazione, una vocazione, sì. Perché insomma era appassionata di musica, invece sì. Va bene, da questo a Nanni Moretti, altre cose, adesso ti facciamo vedere una foto e magari se la regia ci segue anche sentire una musica. La foto è quella di Niccolò Fabi, che insomma è un cantautore credo popolarissimo che tutti noi conosciamo, e la musica che cominceremo a sentire tra poco si riferisce a qualcosa che ha a che fare, vero, che già ti tocchi i capelli, cosa. Che cosa sta succedendo, Cecilia? Allora, perché c'è questo brano musicale nei miei capelli, questo che cosa ha a che vedere con te? Ha a che fare con una passione per la scrittura e con il fatto che Niccolò Fabi è una persona generosa e sensibile, ha visto dei miei scritti, gli sono piaciuti e con Riccardo Sinigalli hanno deciso di usare alcune mie parole in qualche canzone. E poi i tuoi capelli, insomma, quei ricci. Questa è un'idea sua, quella dei capelli. In realtà ha cambiato il tema. Io avevo scritto un'altra cosa e lui ha proprio cambiato, perché lui con i capelli ha molte più questioni aperte di me. Senti, vabbè, ora mi fa piacere anche coinvolgere i colleghi, insomma, e poi riprendiamo, Cecilia, ma insomma, dico, ma che c'entra questo? Perché allora, attrice, conduttrice, hai scritto i testi di una canzone. Guarda, Fabio, cambiamento. Io la prima volta che ti ho visto credo che sia stato al ginnasio o sì, al liceo. Da lì ci conosciamo. Abbiamo fatto la stessa scuola, il Virgilio, e tu sai che quella è una scuola in cui ci sono stati dei professori che ci hanno stimolato tantissimo. È vero, la buona educazione quanto conta. La buona educazione forse a te, io a me la creatività. È quello, io intendevo anche quello. Scusa, scusa. No, gli stimoli. E quindi, insomma, probabilmente anche poi dipende dalla famiglia, no? Così, però per me la creatività è parte proprio di me, cioè se non so proprio che cosa fare sposto i moduli. Guarda, che ne dite, Cecilia, ragazzi? Allora. Io ho trovato la chiave di lettura alle tue metamorfosi. Okay. La soluzione l'ho trovata, perché ti stavo osservando, ci sto pensando tutto il pomeriggio, ma perché, a parte insomma che devo fare i complimenti non di rito, perché in tutte queste metamorfosi incredibili però riesci sempre a dare credibilità ai vari personaggi, ai ruoli che insomma vengono cuciti addosso.
stavo riflettendo, è inquietudine, è DNA, che cosa c'è di profondo? In realtà la chiave di lettura, visto che avete fatto il Virgilio, quindi converrete, l'ha data Socrate, quando disse a suo tempo, in tempi non sospetti, poi Platone lo scrisse, una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Quanto è vero, vedi come ci ha illuminato, non Cecilia, ci ha illuminato, è inutile. Era quello, vero? Grazie. Ma io volevo chiedere a Cecilia, questa ricerca inizia con un obiettivo preciso o inizia con tantissima curiosità e quindi prendo questo, prendo quell'altro, cerco di montarci anche questo, faccio anche quell'altro? Perché sai, anche quando uno da giovane si chiede, da ragazzo si chiede che voglio fare da grande, è meglio averci le idee molto chiare, andare dritti all'obiettivo oppure assaggiare, provare, sperimentare? Guarda, credo che questo mestiere, a parte per pochi fortunati, non ti permetta di decidere qual è la tua strada. La tua strada la guardi girandoti e capisci che cosa è successo. E questa è anche la parte affascinante, nel senso che poi la stabilità te la crei te, però questo è un mestiere in cui veramente dopo domani devi essere sul set, ma come? E insomma, prima noi ci seppellivano fuori dai cimiteri, siamo il cinema nel dopoguerra ha accolto tantissime persone che uscivano di galera perché era facile trovare lavoro lì, cioè c'è un'elasticità nello spettacolo che non c'è in altri ambienti, quindi insomma siamo tutti un po' giocolieri, credo. Ecco, a proposito di giocolieri, c'è un cortometraggio a cui hai preso parte proprio di recente e per cui sei stata premiata con il Nastro d'Argento come attrice, che tocca un tema che secondo me riguarda in qualche modo e interessa purtroppo le vite di tante donne. Si chiama Casa di Esther e che cosa racconta, Cecilia? Casa di Esther racconta di come in una casa borghese possono avvenire delle violenze. E purtroppo è una cosa che succede più spesso di quanto non si creda e il problema è che chi vive queste violenze non riesce a trovare la via d'uscita. Allora bisognerebbe riuscire a spezzare questo cerchio di violenza, perché chi le subisce pensa di meritarle e chi le dona ovviamente si sente autorizzato a farlo. Certo. Allora noi vediamo qualche momento di questo lavoro, però l'abbiamo voluto anche un po' sdrammatizzare e quindi vi mostriamo anche quello che succede dietro le quinte, no? Quindi una storia molto seria, però lavoro anche sul set a vedere quello che succede durante la realizzazione di questa storia. A Casa di Esther con Cecilia e un altro con Sergio Albelli, che è un attore meraviglioso, il nostro regista Stefano Chiodini, insomma, ci ha dovuto. Ecco, però vediamo che c'hai anche qualche momento, insomma, di quelli proprio gradevolissimi in questo film, vediamo. Siediti. Guarda, è per te, eh? Che fai, guarda? Sì. Te la ricordi? L'abbiamo vista insieme. Se ti piaceva? Sì. Ma non dovevi, non è il mio compleanno, non è Natale, non è niente. Volevo farti un regalo. Ma è costosissima. Ho sbagliato. No. E allora? Dai, provala. Sì. Aspetta, ti aiuto. Dimmi che fai apposta, che mi provochi, dimmelo! Cosa vuoi da me? Ti vuoi umiliare? Dimmelo se ti vuoi umiliare! Ti ha detto qualcosa? Prego, cerca di ricordare, ti ha detto qualcosa, cosa ti ha detto? Non lo faccio più, va bene, te lo prometto. No.
Allora, a proposito di cambiamento, questa è una di quelle situazioni dove assolutamente non si deve sopportare, si deve cambiare. C'è un motivo particolare per cui hai deciso di vivere anche questa vita, anche questa storia, un motivo che riguarda te, qualcuno che conosci? Ma penso, mi spaventa molto la violenza, mi spaventano le persone che urlano invece di parlare. Quando Stefano Chiodini mi ha proposto questa storia, soprattutto perché c'era dietro un'associazione che si chiama Olimpia de Gush, che è un'associazione di Grosseto che aiuta le donne sia psicologicamente che materialmente ad uscire dalla violenza, ho pensato che era un'opportunità bella, proprio bella, vera. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con Sergio Albelli. La violenza per me è incomprensibile che ci sia ancora violenza nel mondo. Penso che la civiltà dovrebbe allontanarla, invece è come se ci fosse sempre, insomma, lo vediamo tutti i giorni, non so come mai. Ho visto una scena in cui mettevi la faccia dentro una tinozza con dell'acqua, perché? Perché Stefano Chiodini e Alessio Brizzi hanno deciso che immergendosi nell'acqua questo personaggio avrebbe cercato nel passato, cercato nella sua testa una soluzione. Infatti rimane come in apnea e poi quando si vede proprio, quindi cioè, si vede proprio, c'è una scena del film in cui si vede che esci dall'acqua, insomma. Pensavo ci fosse un accorgimento tecnico per far diventare, che ne so, la faccia viola, più rossa, gli occhi più viola. No, lì gli hanno dato proprio gli schiaffoni, perché abbiamo visto che ci hai preso proprio, no? Come si dice a Roma, noi ci sorridiamo, ma è stata una bellissima lavorazione, proprio quello che uno si augura sempre.